Queste sono iniziative che noi promuoviamo non solo per il valore già intrinseco di per sé molto notevole, perché insomma, no, significa creare attraverso un'azione simbolica di ridestinazione di un bene sottratto alla criminalità organizzata, creargli le condizioni migliori per una destinazione che è anche sociale, cioè quindi per quello che è il benessere dei cittadini. A dirlo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel corso della cerimonia di inaugurazione della nuova caserma dei carabinieri di Santo Stefano d'Aspromonte, in uno stabile confiscato all''Ndrangheta. Ricordando la recente inaugurazione a Reggio della nuova sede dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, il ministro ha sottolineato il fondamentale contributo che l'Agenzia sta fornendo in questo percorso, con l'impegno della sottosegretaria Vandaferro e anche del direttore, il prefetto Corda. L'arma dei carabinieri da queste parti non solo non è solo una forza di polizia, un presidio di legalità, ma è lo Stato che quindi ci fa piacere che insomma riesce a rappresentare un'immagine positiva di se stesso nelle comunità solo fisicamente un po' più lontane, ma che con il cuore sono molto vicine. Nel corso dell'iniziativa presenti il presidente della regione Occhiuto, il sindaco della città metropolitana Falco Mattà, il sindaco del centro aspromontano, ma anche tanti altri rappresentanti delle istituzioni, è intervenuta Vandaferro, sottosegretario all'interno, secondo la quale la mafia vive di simboli e noi mostriamo di essere capaci di trasformare i simboli del potere criminale in presidi delle forze dell'ordine o in realtà al servizio dei più deboli, quindi in simboli di rinascita e di riscatto. In una terra in cui è necessario dimostrare ogni giorno la presenza anche fisica dello Stato, è evidente l'importanza di ospitare in un bene confiscato una caserma dell'Arma dei Carabinieri. Attraverso un processo sinergico tra tante articolazioni dello Stato, alla fine è stata resa una caserma pronta per essere utilizzata nell'interesse dei cittadini. E quindi proprio per questo motivo la caserma intesa come punto di incontro dello Stato con la gente è un bel momento. Mi piace sottolineare in questa piazza la presenza dei ragazzi, delle scuole elementari, delle scuole medie, perché se noi tutti riflettiamo un attimo, stiamo lavorando per il loro futuro.